Un dialogo con Michele Macri, che ci racconta il MUST, il nuovo museo universitario di scienze della Terra, i luoghi della sapienza da vedere per imparare. Il progetto della creazione di un nuovo museo di scienze della Terra è nato per tanti motivi. Avevamo tre musei, musei storici di mineralogia, di geologia e di paleontologia, separati tra di loro, pur avendo delle collezioni straordinarie, presentavano dei problemi di visibilità e di accessibilità. Nel 2015 abbiamo ottenuto un finanziamento per realizzare un museo di scienze della Terra nuovo che, partendo da questi tre musei, conservando la loro anima, potesse realizzare un nuovo museo in grado di soddisfare maggiormente le necessità sia di ogni tipo di pubblico, di visitatori, quindi più accessibile, più facilmente raggiungibile, ma anche di favorire tutta la parte della ricerca, caratteristica fondamentale dei musei universitari. Abbiamo anche riorganizzato le collezioni in modo da rendere più facile il lavoro di studio e di ricerca dei nostri reperti. Questo progetto, che abbiamo chiamato il progetto MUST, il Museo Universitario di Scienze della Terra, è iniziato ufficialmente nel 2016. Prevedeva la completa ristrutturazione di tutte quante le sale, che dovevamo uniformare, unificare, avere un unico museo, anche l'identità visiva doveva essere uguale. Quindi abbiamo dovuto riorganizzare tutte le collezioni in un nuovo deposito. Abbiamo quasi concluso la parte edilizia e ci stiamo occupando del nuovo riallestimento. Prevede una sala d'ingresso denominata Atrium, in cui sarà possibile realizzare delle mostre temporanee, un modo di raggiungere la cittadinanza offrendo nuovi contenuti che vanno, diciamo, a collegarsi con quella che sarà l'esposizione permanente del museo, che sarà sui tre piani superiori indivisi in quattro sale. Spazio molto grosso, però ricordiamoci, ecco, che siamo anche a Roma, l'ultima capitale europea ancora priva di un museo di scienze della Terra. Al momento abbiamo inaugurato soltanto la prima sala con questa mostra temporanea. Terra che sorpresa è una mostra dedicata al pianeta Terra, che rappresenta anche un po' un riassunto di quello che sarà il futuro museo. L'obiettivo grosso sarà appunto inaugurare il museo. Vorremmo farlo nel 2023, una grossa inaugurazione come merita questo museo. Le modalità di promozione del museo saranno molteplici, tutto quanto quello che riguarda la parte social, anche in collaborazione col Polo Museale Sapienza, che sta appunto implementando molto la parte dedicata ai social, ma un evento di tale portata sarà pubblicizzata anche sui grossi media. Abbiamo già contatti con Rai, le principali testate giornalistiche, che aspettano il momento dell'inaugurazione per poter promuovere l'evento. Noi pensiamo che sarà sufficiente il passaparola, perché abbiamo già provato a fare delle grosse mostre qua nel nostro museo e abbiamo avuto un grandissimo numero di visitatori basandosi appunto sul passaparola. Immaginiamo quindi di avere un museo di scienze della Terra di questa importanza nel centro di Roma, in una posizione favorevole, dove sarà accessibile anche entrare con la macchina il sabato e la domenica. Per quello che è la città di Roma, non abbiamo paura di una scarsa visibilità, anzi sarà una delle tappe fondamentali in cui tutte le scolaresche e anche le famiglie con bambini verranno a visitare. Puntiamo ovviamente anche al turismo nazionale fuori dal Lazio e internazionale. Il sogno sarebbe quello di cambiare il nome della fermata metro e dedicarla al Museo di Scienze della Terra. Tanto per citarne alcune, la dattiloteca, che è una collezione di pietre donata dal Papa Leone XII al nostro museo, l'ultima dattiloteca ancora rimasta, è probabilmente la collezione più importante presente in Sapienza. Abbiamo tanti reperti fossili di grossi vertebrati, molto importanti pure perché rappresentano la paleontologia del nostro territorio. Abbiamo delle straordinarie collezioni di rocce, tantissime meteoriti, tra cui una tra le meteoriti più grandi d'Italia, la meteorite di Wedgett e la meteorite di Bourgelois, che rappresenta una caduta di meteoriti. È la collezione più importante di meteoriti presente in Italia. Per cui, ecco, abbiamo straordinarie collezioni che meritavano uno straordinario museo. Parliamo comunque di campioni di primissimo livello a livello mondiale, ma hanno anche un'importanza storica, perché rappresentano un determinato periodo della storia della nazione italiana. Oltretutto, gran parte dei campioni sono stati anche recuperati da ricerche, spedizioni organizzate dall'università. Sono anche una testimonianza del grande lavoro di ricerca fatto nei decenni da parte del Dipartimento di Scienze della Terra. Abbiamo pensato, abbiamo realizzato durante la pandemia dei contenuti visivi, multimediali del nostro museo. In particolare ci siamo concentrati nella sala Atrium, questa dove c'è la mostra temporanea, perché è anche l'unica allestita e visitabile. La parte dedicata al fatto di poter visitare il museo in maniera virtuale, non in presenza, è un qualcosa che al giorno d'oggi tutti quanti i musei stanno cercando di realizzare. Qual è il vantaggio di questi contenuti? È la possibilità per un visitatore che non riesce
riesce ad andare sul posto per vari motivi, quindi uno si può fare un'idea di quello che sarà il museo. Poi sono tutte opinioni personali, però un contenuto di mediale, diciamo, non potrà mai sostituire la vera e propria esperienza diretta. Poi dico mai, poi magari realizzeranno qualcosa che è pure meglio dell'esperienza diretta, però al momento la parte importante, più che promuovere il museo, magari è dare la possibilità a qualcuno che non può venire di vedere cosa c'è in museo. Per cui anche noi siamo adeguati e ci stiamo adeguando tuttora a realizzare sempre più contenuti che possano essere di ausilio alla visita del nostro museo.